Se qualcuno è convinto che il 2000-2001 sia stata la stagione peggiore del Cagliari, deve rivedersi un po' l'inizio del 2001-2002. Il disorientamento di Cellino continua. Dopo aver chiamato Bellotto, dopo averlo sostituito con Materazzi, si innamora di Antonio Sala. Antonio Sala è un allenatore che con il Siena sta facendo bene, soprannominato il sergente di ferro, e quindi ti aspetti un allenatore che abbia in pugno la situazione. Arriva a Cagliari osannato, pensando sia il nuovo profeta, un profeta che dura poco. Arriva peraltro con uno stile d'abbigliamento che non piace molto al presidente, che è la prima cosa che dice appena lo veda è: lo manderò da Castangia, e poi piano piano lo plasma nella speranza che possa diventare l'allenatore giusto per la squadra rossoblù. Sala si porta dietro due uomini, uno è Alessandro Colasante e l'altro è Luca Cavallo. Tutto sommato avevano intuito qual era la zona del campo in cui il Cagliari doveva intervenire, il centrocampo, il cuore della squadra, dove mettere un regista serio a poter guidare tutti gli altri calciatori. Ma non sapranno trovare la soluzione, perché i due giocatori non saranno assolutamente all'altezza di quelle che sono le esigenze del Cagliari 2001-2002. Ci sarà ancora un anno di transizione, con un grande rischio, il rischio che ci si prende nella prima parte di stagione, quando proprio con Sala, che pian piano da sergente di ferro diventerà un sergente di burro, andremo incontro a un passo che porterebbe, se non fosse stato interrotto, avrebbe portato certamente alla retrocessione. Nella prima intervista televisiva, ad esempio, Antonio Sala chiede quanta capienza abbia il Sant'Elia, e quando gli viene detto che si poteva arrivare ai 36.000, ai 40.000, un po' andando a cercare posti per poterlo allargare, lui dice che probabilmente è troppo piccolo per il richiamo che riuscirà a avere la sua squadra e lo spettacolo che saprà offrire il suo nuovo Cagliari. Un nuovo Cagliari dove non ci sono più né Scarpi né Villa. Il vecchio capitano viene abbandonato e Scarpi viene soppiantato con un portiere che non è in prospettiva migliore di lui, e non lo è neanche per età, perché Scarpi 1973 rispetto ad Armando Pantanelli, e lui che arriva 1971, aveva anche 2 anni meno e dava certamente più garanzie. Ma c'è un innamoramento che riguarda i giocatori che avevano fatto parte del Cosenza dell'anno prima, che effettivamente aveva fatto un bel campionato. Pantanelli arriva dal Cosenza, come arriva anche il difensore di sinistra Stefano De Angelis. Quindi sono già 4 gli uomini acquistati: Pantanelli, De Angelis, Cavallo e Colasante. Rimangono molti protagonisti all'anno prima, anche quelli che avevano bucato. Ad esempio c'è ancora chiaramente Camarata, che è al suo secondo anno, ma c'è anche Beghetto, che inizierà la stagione con il Cagliari. Gli attaccanti saranno proprio coloro che andranno incontro alla crisi nella prima parte di stagione. Sala pensa che sia tutto facile, ma già dalla preparazione si capisce che non sarà così, e comincia a sfarfallare un pochino. L'unico reparto che funziona è la difesa. Al di là di Pantanelli mette insieme Modesto a destra, i due centrali sono Grassadoni e Lopez, e a sinistra Sulcis. Tutto sommato una difesa stabile, perché i gol che subisce non sono poi tanti, ma centrocampo e attacco non si vede proprio. Sala tenta e ritenta, smonta e rimonta, ma alla fine non riesce mai a comporre niente di costruttivo. Inizia con una sola punta, Camarata, poi gli affianca Suazo, poi vede che non segnano insieme e li rimette dentro Beghetto, togliendo Camarata. Sposta Capone, che faceva il trequartista, sposta Lucenti, altro giocatore che poteva essere utile fin dall'inizio, lo mette prima esterno sinistra, poi lo prova come seconda punta. Insomma, continua a spostare tasselli. Al centro del campo i suoi punti di riferimento sono Cavallo e un sardo, Sebastiano Pinna. C'è anche Daniele Conti, che chiaramente dopo la buona stagione precedente si ripropone nel centrocampo del Cagliari. Quindi Sebastiano Pinna, Conti, Lucenti e Capone sono i giocatori che ruotano intorno a quelle che sono le prime scelte. Innanzitutto Luca Cavallo, perché colui che doveva essere il vero regista del centrocampo, Alessandro Colasante, peraltro con buone capacità, è sempre infortunato, non riesce mai a fare più di una partita di fila, ha dei problemi che non riesce a risolvere. Quindi intorno a questi quesiti si continua a tentare di trovare una soluzione offensiva che non decolla mai, perché
Puoi cambiare quanti attaccanti vuoi, ma non riesci mai a trovare quelli che ti fanno segnare quei gol che servono a valorizzare anche una difesa che prende pochi gol. E a proposito di attaccanti, dopo qualche tentativo, verificato il fatto che Baghetto neanche quest'anno trova la porta, viene chiamato un ulteriore attaccante che poi negli anni sarà di fondamentale importanza. Già in questa stagione poi darà una scossa non di secondo piano. Si tratta di Mauro Esposito, chiamato poi dai tifosi cagliaritani Ciccio Esposito. È giovane anche lui, come lo è Emiliano Melis, che continua a far parte del giro della prima squadra, e saranno quei giocatori che, pur non essendo attaccanti puri, riusciranno comunque a scuotere la squadra almeno nella prima parte di stagione. Alla settima giornata Antonio Sala non è più il sergente di ferro, abbiamo detto, diventa il sergente di burro, e lo si vede proprio nella partita interna contro il Siena. Il Cagliari ha un calcio di rigore, lo batte Daniele Conti, lo para Giannello. Il destino, guardate com'è curioso il destino, Giannello sarà poi il portiere del Napoli in quella famosa partita Cagliari-Napoli 2-1 in cui Conti farà il gol al 95esimo e sarà il battesimo definitivo per Daniele Conti. Bene, in Cagliari-Siena di qualche anno prima Giannello para il rigore a Conti, il rigore che poi Conti ripeterà più avanti perché il Siena va in vantaggio e il Cagliari ha un'altra opportunità per poter pareggiare. Conti torna dal dischetto e stavolta segna, ma Sala, il sergente di ferro, chiude gli occhi, non vuole guardare. A Modena il frullato è pronto, Sala cerca soluzioni, una di queste è inserire Circati, un difensore al posto di Grassadonia che manda in panchina, quindi tocca anche la difesa, che era una delle poche cose che funzionava. Ha preso 4 gol in una partita, ma nelle altre non ne aveva proprio subito, aveva subito al massimo 1-2 gol, ma andando decisamente bene per quella che era la fase difensiva. Toglie Grassadonia, inserisce Circati, ma non solo, gioca nuovamente con una sola punta che è Suazo. Si ritrova sotto di un gol alla fine del primo tempo contro il Modena lanciatissimo. Era un Modena che poi alla fine del campionato riuscirà a centrare con De Biasi anche il salto di categoria. Pensando di poter trovare l'alchimia giusta, brucia subito 2 cambi. Inserisce Cudini per Modesto, Cudini era uno dei nuovi acquisti, e Gorgone per Cavallo, anche in questo caso un nuovo acquisto, cioè tanti giocatori nuovi alla ricerca di quella che doveva essere la soluzione vincente, che non verrà trovata certo da Antonio Sala. Il Cagliari perde 3-0 e quella sconfitta, che è così netta, così evidente, con il nulla del Cagliari, porta all'esonero del tecnico. Poi conta soprattutto il campionato e i punti. Noi in questo ultimo periodo, quando dobbiamo vincere, pareggiamo, e quando, come oggi, alla fine commettiamo degli errori, perdiamo. Per cui bisogna cambiare velocemente tendenza. Dopo 9 giornate il Cagliari è al terz'ultimo posto, ha realizzato appena 4 gol, 2 dei quali su calcio di rigore. Il cannoniere è Daniele Conti con 2 gol, gli attaccanti non hanno mai segnato, soprattutto è una squadra in totale confusione che non riesce a trovare la soluzione, non ha mai vinto, i suoi punti in classifica sono talmente pochi che non si può pensare di andare avanti così. Cellino comunque non sbaglia quando pensa che la rosa a disposizione sia una rosa che valga la salvezza e qualcosa di più, e pensa di poter trovare rimedio anche senza un nuovo allenatore, trovando una soluzione in casa. Promuove Nuciari, che era il preparatore dei portieri, ad allenatore titolare perché aveva il patentino, e gli affianca Matteoli, nella speranza che Nuciari e Matteoli possano far valere le grandi risorse della rosa a disposizione. Il Cagliari quindi si affida a 2 tecnici, se vogliamo, inesperti, che si trovano a dover combattere contro una condizione psicologica, ma forse anche contro uno spogliatoio, che è fatto di tanti gruppetti e di poche certezze. L'esperienza Nuciari-Matteoli dura 8 partite. Si arriva alla 17esima, guardate un po' che curiosità i numeri per chi è scaramantico. Il Cagliari migliora perché ottiene 2 vittorie, ad esempio, una in casa e una trasferta. A dire il vero, la prima in trasferta con un grande Suazo, vincendo sul Cittadella. Poi vince anche in casa, e questo è un altro motivo di soddisfazione, e fa 6 punti. 6 punti sono più di quanto aveva ottenuto nelle precedenti 9 giornate, in cui aveva ottenuto in tutto 5 punti. Però non decolla, ci sono dei pareggi, ci sono delle sconfitte, la squadra ancora non trova la sua sistemazione. Infatti, dopo altre 8 partite, è sempre lì al terz'ultimo posto. Non c'è l'accelerazione che ti fa scuotere, che ti porta lontano dal pericolo. E lì capisce Cellino che deve fare qualcosa di più, che non basta il rendimento leggermente migliore che aveva creato il duo Matteoli-Nuciari, con i gol di Esposito che erano arrivati, con qualche
gol in più che erano stati segnati dagli attaccanti. Insomma, c'è bisogno di una scossa ulteriore, c'è bisogno probabilmente di un sergente vero, di un allenatore vero, di un sergente di ferro che possa realmente ridare fiducia allo spogliatoio e comandare dentro lo spogliatoio, guidando la squadra verso le proprie certezze. Il Cagliari è fatto di tanti giovani e dopo la sconfitta a Cosenza, abbiamo detto di Cosenza essere una squadra titolata, in quell'anno aveva giocato veramente bene, si va a giocare un turno infrasettimanale ad Empoli, turno che era stato spostato in conseguenza dei fatti dell'11 settembre. Era stato rivisto il calendario e quindi l'ottava giornata era finita dopo la 17ª. Si gioca quindi di mercoledì ad Empoli. Il nuovo allenatore sarà Nedo Sonetti, ma non c'è il tempo di tesserarlo per mandarlo in panchina mercoledì, e quel mercoledì in panchina ci va Elvio Salvori, l'allenatore della primavera. E già le cose migliorano, perché il Cagliari è vero che perde, ma intanto riesce, dopo aver subito il gol con l'Empoli, a reagire immediatamente e segnare, pensate un po', con Fabrizio Camarata, che gol non ne aveva visto neanche uno fino a quel momento. Perde poi su calcio di rigore contro l'Empoli. Insomma, è bastato cambiare allenatore, mettere qualcuno con un pizzico di esperienza, e Salvori già questa esperienza ce l'aveva, per cominciare a vedere un Cagliari diverso. Sonetti risolve la situazione con la ricetta della nonna, ciascuno al proprio posto, senza inventare niente. Ad esempio, rimette Modesto difensore centrale, come era ai tempi in cui giocava in Corsica, pensate un po', spostando Grassellini a destra, tanto esperto da poter aiutare la difesa poi, senza dover necessariamente spingere. Il cursore di sinistra, d'altronde, ce l'ha, laterale che può spingere senza dover alternare prima a destra e poi a sinistra. Quattro uomini a centrocampo, due cursori capaci di dare sostegno all'attacco, da una parte Mauro Esposito, dall'altra parte Giorgio Lucenti, e due grandi mediani a fare da muro in mezzo al campo, in questo caso Abegon e Sebastiano Pinna. I due attaccanti, chiaramente i due fratelli, Camarata e Suazo, perché si potrà dire tutto quello che volete, ma Suazo e Camarata vanno perfettamente d'accordo finché Camarata rimarrà a Cagliari. Nelle 21 partite di Sonetti, il Cagliari subirà 19 gol, uno in meno di quanti ne aveva subito nelle prime 17 giornate. Il suo attacco realizzerà 27 reti, risvegliando sia Camarata che Suazo, in particolare 8 gol Suazo e 5 Camarata, ma con loro segneranno anche Lucenti, Esposito, aveva segnato precedentemente anche Emiliano Melis. Insomma, il Cagliari cambia letteralmente marcia e si riporta tra i vivi, perché fino al momento in cui è arrivato Sonetti era decisamente tra i morti. Soprattutto in 21 partite farà 34 punti, una media di 1,6 a giornata. Proiettando questo 1,6 alle prime 17 giornate, il Cagliari in quel campionato avrebbe ottenuto 70 punti e si sarebbe piazzato al terzo posto, sarebbe stato promosso in Serie A. Anche al secondo anno di B, insomma, c'è da mangiarsi le mani, perché il Cagliari, senza incantatori di serpenti, senza giochi di prestigio, senza saltimbanchi improvvisi che dovevano inventare chissà che cosa nel calcio, con la sua rosa probabilmente avrebbe ottenuto quanto serviva per ritornare alla massima serie. Invece la continua ricerca della cosa più difficile ha portato ancora una volta a fallire quello che era l'obiettivo. La soluzione è molto più facile.